Buonasera ragazzi e bentornati. Un grosso saluto al vostro Mister Viola. Beh, andiamo verso Parma-Fiorentina. Prima di cominciare, come sempre, ragazzi, se non avete già fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube Mister Viola, attivate la campanella per non perdere i miei contenuti. Tanti like, tanti commenti, ma soprattutto condividete. Condividete i miei video nei vostri social con i vostri amici tifosi Viola. Invitate anche loro a iscriversi al mio canale. Poi seguitemi anche su Instagram, sono presente anche lì, sempre sotto la voce di Mister Viola. Anche lì seguitemi, tanti like e condividete i miei post. Approfitto per dire proprio sui due miei canali, sia YouTube che Instagram, domani consueto appuntamento con me, con Mister Viola, commento live streaming della partita Parma-Fiorentina. Mi connetterò in diretta su YouTube alle ore 19:20, stesso orario, sempre in diretta anche su Instagram. Naturalmente su YouTube chat aperta, quindi dibattito Viola aperto con tutti i tifosi che si connetteranno e vorranno partecipare a vivere le emozioni della partita insieme a me. E su Instagram sarà anche possibile non solo la chat, ma anche l'eventuale richiesta di invito all'interno proprio del video, per poter eventualmente commentare insieme qualche sprazzo di partita e eventualmente dire anche la vostra proprio in live. Quindi vi aspetto, qui dovete attivare la campanella per non perdere il mio contenuto e di là dovete attivare il countdown che ho già messo nelle mie storie, così non ve lo dimenticate. Quindi vi aspetto numerosi domani sera alle ore 19:20 sui miei canali. Parliamo di Parma-Fiorentina. Affrontiamo partita, allenatore, squadra, futuro e quant'altro. Partita difficile, è inutile girarci intorno, ogni squadra gioca meglio della Fiorentina, il Parma non è la squadra migliore da affrontare in questo momento, ma la Fiorentina ci deve provare. Formazione che dovrebbe rientrare, insomma una formazione dovrebbe essere 3-5-2, dove là davanti, credo che a questo punto Iachini abbia capito che ci vuole l'attaccante, quindi credo ci giocherà con Chiesa, Cutrone, coppia là davanti, gli esterni, Ribéry al 99,9% riposerà, o meglio sarà una cartuccia da sparare nel secondo tempo quando gli altri calano il ritmo. Vedo in vantaggio Sottil che sicuramente secondo me potrebbe trovare spazio domani con il Parma, dall'altra parte Lirola che dovrà e deve sicuramente riscattarsi dalla brutta prestazione con il Sassuolo. Vedo un centrocampo dove Badel dovrebbe tornare in cabina di regia, dato le brutte prestazioni di Pulgar che onestamente non sta rendendo, è il lontano parente visto a Bologna, e Castrovilli che sicuramente vorrà riscattarsi dalla brutta prestazione con il Sassuolo e anche le critiche piovute, molto anche troppo esagerate, sul calciatore, e Duncan che secondo me dovrebbe ritrovare una maglia titolare, ballottaggio con Benassi. In difesa rientra Caceres, quindi si ritorna alla difesa titolare della Fiorentina, Milenkovic, Pezzella, Kaczkowski in porta. E quindi questa secondo me dovrebbe essere la formazione che domani sfiderà il Parma. Su Iachini, beh, Iachini domani si gioca una grande fetta del suo futuro, o meglio, il suo futuro sembra già scritto e poi parleremo anche dell'allenatore perché ci sono state molte fake news, come ha detto Commisso ultimamente. Però domani Iachini si gioca veramente una fetta, non tanto per il prossimo anno, ma per continuare a stare sulla panchina viola. Perché dico per continuare sulla panchina viola? Perché non c'è Daniele De Rossi dietro a tutto ciò. Daniele De Rossi probabilmente è stato opzionato per una previsione di Serie B. E qui già mi girano le scatole dicendo Serie B, perché probabilmente avranno detto se si va in Serie B bisogna pigliare un allenatore che dia anche un po' di importanza alla piazza. E quindi ecco che si è pensato a Daniele De Rossi, a consegnargli una panchina, una squadra di Serie B, per lui sarebbe una grandissima esperienza per vedere di farlo maturare insieme alla squadra. Ma non è l'allenatore prossimo anno della Serie A, De Rossi, quindi questo sono strassicuro. Chi è stato allertato? È stato allertato Bigica, che ex allenatore della Fiorentina Primavera, conosce l'ambiente, conosce molti calciatori viola, conosce la formazione viola, sarebbe ben accetto di accettare l'incarico di prendersi questa Fiorentina fino a fine campionato, traghettarla alla fine, cercare di salvarla. Sicuramente è un grande specchio per lui, una grande vetrina, farsi vedere nella massima serie, magari proprio col suo esordio, e riuscire a salvare questa Fiorentina. Speriamo che non ce ne sia bisogno di intervenire sull'allenatore, perché domani Iachini riuscirà a portare via punti, punti importanti perché ci aspetta Parma, Cagliari, Verona, tre partite difficilissime, 9 punti in palio. Difficilmente la Fiorentina farà 9 punti in palio, poi nel calcio non si sa mai, la palla è rotonda. Sicuramente dopo il colloquio avuto il giorno dopo nello spogliatoio di Sassuolo, la Fiorentina è rimasta più di un'ora all'interno degli spogliatoi dove Iachini ha suonato la carica.
E anche dopo le dichiarazioni rilasciate da Gio Barone di fare quadrato intorno alla squadra, credo che la squadra stessa si renda conto che stare in Serie A non è un diritto, ma bisogna conquistarselo. Quindi non è solo perché hai questo bellissimo giglio sul petto, il giglio più bello del mondo, non è detto che tu debba per forza rimanere in Serie A. Quindi non ti è dovuta la Serie A, ma te la devi conquistare. Col Sassuolo non se la sono per niente conquistati. Anzi, vedendo la prestazione col Sassuolo, meriteremo la Serie B rispetto a tante altre squadre che magari ora sono sotto di noi. Detto questo, sulla prestazione dei singoli, beh, allora Castrovilli è stato martoriato. Ora, anch'io ho criticato Castrovilli non tanto per la partita, che ci sta una partita sbagliata, per tanto per la gestione del pallone, del gol del Sassuolo, perché non si gestisce un pallone così in Serie A nell'area piccola, proprio no. Però, credo che adesso le critiche siano gratuite, nel senso dobbiamo cercare di spronare questi calciatori anche sui social, perché naturalmente lo stadio è vuoto, però sui social si sono scatenati. Credo che dobbiamo sostenere la squadra. Poi sarà il tempo di criticare di chi più e chi meno, ma adesso è il momento di far quadrato intorno alla società, veramente, alla squadra, sostenerli in qualche modo in maniera virtuale e questo è importante. Anche Chiesa, se l'è percodesto, sembra che abbia la testa altrove. Quindi, secondo me, la società, appena sarà salva, si metterà a tavolino e cercherà di capire cosa fare il prossimo futuro. Chi non vuole rimanere è giusto che parta, ci vogliono i soldi perché bisogna incassare, però io penso che bisogna avere giocatori volenterosi. Se le voci di Castrovilli, di Chiesa le hanno troppo disturbati, vanno azzerate, pensiamo a giocare a pallone, appena siamo salvi, se volete ci si mette a sedere, se volete andare via me lo dite e si lavora per farvi cedere. Io sono così, cioè dopo un po' tira e molla, non mi va più bene. Per quanto riguarda l'allenatore del futuro, credo che in pole position ci sia Spalletti e basta. Spalletti è stato offerto 4,5 milioni di euro a stagione. Naturalmente Spalletti ha detto ok, vediamo, salvatevi e poi se ne riparla. Si guarda il progetto, i giocatori che mi servono e quant'altro, perché sarebbe molto collegato anche con l'idea di Nainggolan. E ora poi ne parleremo più avanti. Adesso credo che futuro, mercato, allenatore, vada tutto rimandato affinché la Fiorentina matematicamente sarà salva. E quindi adesso è il momento di pensare alla squadra e pensare alla vittoria. Vi aspetto domani, Parma-Fiorentina, sui miei canali. Viviamo insieme la partita sperando di commentare una grande Fiorentina che porta via punti. O meglio, si può giocare anche male, ma i punti vanno portati a casa. Ragazzi, come sempre, forza viola. E vi aspetto domani, non mancate.